Terminata la fase degli over 65, il vaccino sarà possibile prenotarlo senza limitazioni da tutti i cittadini. Questa è la decisione annunciata dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e su cui il referente regionale per la campagna vaccinale contro il virus Maurizio Brucchi ha annunciato che la nostra regione è pronta a questo ulteriore cambio di passo. Scatto in avanti che potrebbe avvenire già entro maggio, ma si dovranno attendere le indicazioni del commissario straordinario per l'emergenza Covid. Sì, è una buona notizia, noi comunque siamo pronti, i nostri hub vaccinali vaccinano diciamo, a pieno ritmo. È chiaro che io spero, ma ci sono le premesse, i medici di medicina generale aumenteranno il numero di vaccinazioni al giorno e poi c'è la novità dell'ingresso delle farmacie, che sarà un altro valore aggiunto insomma sulle farmacie, che diciamo, dove sarà più facile anche vaccinarsi, perché sarà sufficiente diciamo prenotarsi e poi eseguire la vaccinazione. Io ritengo tra l'altro che sulle farmacie forse sarebbe opportuno utilizzare un vaccino monosomministrazione, perché così le farmacie stesse non dovranno avere il problema del richiamo, ma questo lo vedremo. Quindi insomma attendiamo che il commissario del via, ma noi comunque siamo pronti. Figliuolo ha anche detto che vorrà iniziare un'attività di vaccinazione nelle scuole come si è fatto tanti anni fa, io la ritengo un'ottima idea. Cioè io credo che insomma su questa vaccinazione oramai siamo entrati nel pieno dell'attività. Abbiamo anche accumulato una certa esperienza, anche i medici hanno maggiore dimestichezza nell'utilizzo di questo vaccino, per cui io credo che non ci sarà nessun problema a vaccinare anche nelle scuole. Tra l'altro si sente parlare anche di vaccini per gli under 16, quindi insomma mi sembra che si sta facendo passi da gigante relativamente a questa immunità, e quindi noi comunque siamo pronti sia con le farmacie e siamo pronti anche con eventualmente questo tipo di campagna vaccinale. Ovviamente in base ai vaccini che arriveranno, secondo lei l'immunità di gregge si avrà? Ma io ritengo che ci siamo dati settembre come mese, e io direi che rispetteremo quel mese. Poi è chiaro che se saremo bravi, come lo siamo in questi giorni, dove l'Abruzzo si sta comportando veramente bene, ha recuperato diversi punti percentuali ed oggi siamo in linea, diciamo per uno 0,2, siamo sotto di 0,2 rispetto alla media nazionale, credo che si potrebbero anche anticipare questi tempi, però questo lo vedremo in seguito. Per adesso il target è quello dato dal Presidente Marsiglia e dall'Assessore Veri, che è il mese di settembre, e noi su quello ci stiamo misurando.